Beh, signori, buonasera. Io sono molto incazzato. Sto nel corridoio del box di casa, sto andando avanti e indietro e sono troppo incazzato. Sono incazzato perché il risultato non conta, il risultato non è importante e sono incazzato. Perché per due motivi. Il primo è che la partita in generale è stata praticamente un copione già visto a Lecce, dove una squadra inizia così e così, trova il gol del vantaggio, 5 minuti. Io ho detto a mio padre stasera sul divano, ho detto speriamo di non fare come un'altra volta, 5 minuti e pareggiano. 5 minuti e pareggiano e che cazzo. E vabbè, dopo il gol del pareggio, esattamente come a Lecce, quei minuti in cui non capi che cazzo. Sta luce di merda che si spegne pure qua giù. Dopo 5 minuti il gol del pareggio. La Juve non capisce nulla, va anche in difficoltà, rischia persino di subirne un altro e poi un secondo tempo dove si cerca disperatamente di fare gol e che poi alla fine a Lecce diciamo, è stato sfortunato, stasera ha avuto la botta di culo alla fine. E poi l'altra cosa che mi fa incazzare è che la partita alla fine è stata completamente falsata da questa espulsione senza senso a Cassata, perché ok, il giocatore ci sta, ha toccato la maglia, però scusami, onestamente non puoi espellere un giocatore per una cazzata del genere quando poi successivamente, ad esempio, Rabiot giustamente è stato espulso per il secondo giallo. Poco dopo il secondo giallo di Rabiot poteva tranquillamente essere espulso Bentancur. Poco dopo l'espulsione di Rabiot c'è stato un fallo bruttissimo di Bentancur, poteva essere secondo giallo. Precedentemente, proprio prima dell'espulsione di Cassata, anche Rugani aveva fatto un fallo che poteva tranquillamente essere dato il giallo. Quindi assolutissimamente, una partita falsata, una partita che poi conoscendo anche la stampa, la critica, l'odio contro la Juventus, finirà sicuramente per essere una partita ricordata negli annali come la partita più scandalosa della storia. Meno male che almeno il calcio di rigore alla fine mi è sembrato onestamente netto, perché se poi lo devo dire, onestamente ha toccato la tibia, è ovvio che Ronaldo si lascia cadere, ma onestamente un difensore serio non si mette a provare il contrasto per un giocatore che sta uscendo dall'area. Se quello sta uscendo dall'area, tu gli metti un tappeto rosso e gli dici va, torna indietro. Non è che gli fai il fallo, no? Per non farlo uscire dall'area, cazzo fai. Comunque, vabbè, un errore, però ripeto, una partita brutta, giocata male. E poi arriviamo, onestamente, secondo me è il punto più basso di questa brevissima era Sarri vista finora. Un'era Sarri che ha avuto il punto più alto probabilmente dopo la serata di Milano, con un Higuaín in grande spolvero, con giocatori di Dybala rinato. Ma stasera e a Lecce sono i punti più bassi. Una squadra che fa anche volume di gioco, ma poi non si capisce, non si capisce, ha un gioco complicato. Io vedo gli avversari che hanno giochi più semplici, un semplice cross, palla in mezzo è più semplice. Onestamente, io sto sentendo la mancanza di Mandzukic, vi confesso. E poi, non lo so, però Sarri sembra veramente un allenatore non in grado di avere delle di panchina. Ecco, porca di quella. Ma veramente bestemmia la Gigi Buffon stasera. Però sembra non avere i ricambi, perché cazzo, ma è mettere Rugani, un giocatore che comunque sotto sotto faceva qualcosina buona. Stasera sembrava un deficiente Rugani. Io non l'ho mai visto giocare così male. E vabbè che non è forte, vabbè che non è Scirea, però porca di quella. Ma questo sembra veramente un deficiente sto ragazzo stasera. Quindi non lo so, non so che dirvi, non riesco a esultare per una vittoria, per dei 3 punti, ve lo dico proprio con tutto il cuore, se fosse finita 1-1 e ci stava benissimo, l'Inter si sarebbe trovata prima in classifica e guardando il gioco dell'Inter, che ieri ha fatto due fottutissimi tiri in porta e ha fatto gol, e poi alla fine una squadra che ok, ieri ha subito il gol, ma comunque ne ha subiti anche due gol Parma, ne sta subendo un po' troppo, però in generale si vede che è una squadra compatta, che quando si chiude riesce bene a soffrire, eccetera. Vi confesso, secondo me un Inter prima in classifica sarebbe più genuino, più sincero di come si sta vedendo finora il campionato, che poi l'Inter, ripeto, Lautaro un botto di culo ti fa gol, però è così, cioè in questo momento l'Inter si comporta da classica squadra prima in classifica, no? Cinica, quelle poche occasioni che ha le risolve bene, compatta in difesa, mentre invece la Juve
diciamo, non è una squadra, è una squadra, allora, è forte perché comunque Rabiot è entrato in campo benissimo, poi purtroppo è stato espulso perché Bonucci, anziché cercare il tiro, lì doveva passare, è partito il contropiede e si è dovuto sacrificare. Rabiot è entrato anche bene, Ramsey si è visto poco, Douglas Costa è entrato benissimo. Manca Chiellini, per l'amor di Dio, manca Chiellini, manca Pjanic, che sicuramente è fondamentale. Ronaldo si vede che non è in forma, ma lo sappiamo, Ronaldo arriva in forma a marzo-aprile, però cazzo, è una squadra che è forte, ma che comunque non è né carne né pesce, non si capisce come gioca, non è pratica, è un gioco troppo complicato. Alla fine, perciò dicevo, mi manca Manzo, ci vuole il giocatore che fa la cosa semplice, la butta dentro, sta lì e vaffanculo, scavalca gli altri, un colpo di testa e la risolve lui. Manca quello, proprio la semplicità nel gioco, il cinismo, quindi non so che dirvi. Ripeto, non è una bella partita, è una partita che sicuramente sarà macchiata da tantissime critiche che ci possono stare, assolutamente a sto giro non c'è proprio possibilità di ribattere. Sì, è stato espulso anche Rabiot, ma onestamente, cioè per me, io penso che la Juve avrebbe potuto vincerla anche in 11 contro 11, e onestamente se fosse una cassata non stava né in cielo né in terra. Quindi tutto qui, mi dispiace questo, è stata una partita così. Ci sono in campionato anche partite del genere, si va avanti. Detto questo, noi ci vediamo ormai prossimamente perché uscirà il capitolo di One Piece, mi sto facendo sentire poco ultimamente anche su Facebook, ma non ho tempo, ho i miei in casa, quindi un po' un casino. Comunque vi saluto, fate i bravi e ci vediamo prossimamente. Che volevo dire? Vaffanculo. Ciao ragazzi.